Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Per Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque, via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Non basta essere dei campioni, per vincere serve professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Cera Sarda, Panaria, ABK, Cotto d'Este, Italgraniti, Porcellanosa, Glam Stufe e Camini e tanti accessori. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Nel torneo di Coppa Italia Emilia, domenica 27 agosto, è scesa in campo una Centese Calcio ancora con il cartello ben esposto di lavori in corso. Recuperato l'allenatore in extremis, Antonio Marini, arrivato d'urgenza da Rovigo, a 100 per prendere una Centese Calcio ancora in alto mare come preparazione e come organico. Degli 11 scesi in campo a 12 Morelli per impraticabilità dello stadio Loris Bulgarelli dopo che il sindaco Doselli lo ha chiuso precauzionalmente per inadeguatezza dell'impianto, pochi di loro saranno confermati nella formazione titolare. In settimana, dicono i ben informati, dovrebbero arrivare alcuni giocatori di categoria da rimpiazzare molti di loro, in osservazioni o della Juniores. All'unisono il presidente Galati e mister Marini sono sulla stessa lunghezza d'onda. Ci prepariamo al meglio per il campionato, che a breve inizierà. C'è ancora un po' di tempo per registrare alcune fuori fase e oliare alcuni cigoli. La partita d'andata di Coppa Italia Emilia non ha avuto particolari emozioni da registrare, se non il minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto della notte del 24 agosto, il primo gol di Olivo che aveva fatto ben sperare mandando in vantaggio la Centese Calcio, poi il forte Funo che tra l'altro lo troveremo come avversario anche in campionato ha preso il sopravvento concludendo la partita 6-2. Bene Carmine Olivo che si conferma punto di riferimento in questa Centese ancora tutta da costruire. Nota positiva, indiscrezione vogliono in settimana l'annuncio di un nuovo sponsor dalle caratteristiche nazionali, contestualmente all'uscita di Francesco Matera dalla proprietà della Centese Calcio, ma questo è ancora tutto da valutare e vedremo gli eventi nei prossimi giorni. We'll be right back.